Partiamo con la nostra ultima lezione di un ciclo di sette alla fine, devono essere quattro, ma sono tutti e due numeri biblici, quindi va bene. E chiudiamo con il cantico dei cantici e poi magari con un riassunto di questi incontri. Non si può fare un corso sulla letteratura d'amore senza soffermarsi un pochino sul Cantico dei Cantici, che è una delle opere fondamentali di questo genere. Opera poetica, quindi abbiamo conosciuto in questo percorso sia testi di tipo romanzesco, come Il dolore del giovane Werther, sia testi didascalici, come L'arte di amare di Ovidio o Il di amore di Cappellano, sia testi psicologici come quello di Fromm, e qui affrontiamo invece, non l'abbiamo fatto finora, vero e proprio carme amoroso, quindi un carme che ha a che fare direttamente con diciamo, con il genere letterario della poesia d'amore. Ne potevamo scegliere molti altri, perché ovviamente insomma, la poesia d'amore ha tante frecce da lanciare, tante quante ce ne sono nella faretra di Eros. Ho scelto il Cantico dei Cantici un po' per esplicita richiesta di qualcuno degli astanti, un po' perché possiamo immaginarlo come uno dei pilastri di questo genere letterario, anche per la sua antichità. Quindi ovviamente potevamo scegliere, non so, le poesie di John Keats o di altri romantici inglesi o poesie di autori contemporanei francesi, però comunque tutti in qualche modo hanno alle spalle questo fondamento che è il Cantico dei Cantici. In realtà il Cantico dei Cantici è finito nella Bibbia un po' per sbaglio, perché se uno lo legge, si chiede che cosa ci sta a fare questo libro dentro un libro sacro. Perché se c'è una cosa che il mondo sacro ha sempre considerato molto pericoloso è l'amore erotico. Tant'è vero che il Cantico dei Cantici è sempre stato letto fin da quando è entrato nel canone, adesso non vi faccio una lezione sulla complessità dello sviluppo, della nascita e della definizione del canone biblico, ma fin da quando è dentro, ha posto questo problema che è stato risolto in modo molto elegante sia dalla parte ebraica che dalla parte cristiana. Gli uni e gli altri hanno sempre considerato questo testo un testo allegorico, cioè non un testo che racconta effettivamente dell'amore umano, ma che racconta, utilizzando la terminologia e le metafore, i modelli dell'amore umano, l'amore di Dio per il suo popolo. I mistici medievali mancano sui mistici, ma anche i commentatori biblici, allo stesso modo hanno commentato questo testo come allegoria dell'amore di Cristo per la Chiesa. Questo proprio, vi dicevo, per sospetto nei confronti della dimensione spirituale o divina dell'amore umano, che quindi è stato molto messo in secondo piano. In realtà si tratta di un testo estremamente esplicito, pur complesso nella sua natura appunto poetica, e che è nato originariamente, e forse è un centone di più frammenti, è nato come proprio poesia d'amore. In particolare quello che diciamo che un po' sono due i filoni che si notano, uno è quello dell'amore, diciamo così, pastorale e quindi dell'incontro fra due amanti che si innamorano, e un altro è quello dell'amore regale. E quindi i canti che vengono composti per celebrare l'arrivo della sposa e il matrimonio d'amore con il re. Questi testi si intrecciano. Cioè il redattore che ha combinato e messo insieme questo testo non si è curato troppo, non sappiamo per quali motivi, ma non si è curato troppo di dare una precisa scansione ai momenti. Cioè, per esempio, anche semplicemente di definire chiaramente se sta parlando lui o lei, che
che in genere vengono chiamati lo sposo e la sposa, ma non sono sempre lo sposo e la sposa, perché sono lo sposo e la sposa, cioè il promesso sposo e la promessa sposa, l'amante e l'amata, il pastore e la pastorella. Quindi ci sono queste due voci, maschile e femminile, che si intrecciano nei loro diversi ruoli e che talvolta non sappiamo identificare, cioè non sappiamo se una certa frase la dice lui o la dice lei. Perché molte frasi del repertorio d'amore sono indifferenti. San Bernardo stesso, nel commento al Cantico dei Cantici, talvolta rilegge la stessa frase immaginata da un punto di vista maschile o immaginata da un punto di vista femminile. Cioè dice, questa frase qui potrebbe essere la frase che dice il Cristo, che è l'amante. Oppure la stessa frase, e quindi la interpreta, la commenta e la sviluppa anche per intere pagine, la stessa frase potrebbe essere stata detta dalla Chiesa. E anche lì c'è un commento che la analizza da un altro punto di vista. L'aspetto fondamentale della poesia, di qualunque tipo di poesia, è proprio la sua natura non esaustiva. Ve l'ho già detto 3 volte, quando il professore dice a uno studente cosa vuol dire questa poesia, dimostra di essere un professore poco attento a che cosa la poesia è, perché la poesia non è che vuol dire qualcosa, la poesia dice se stessa e sta al lettore poi trovare quello che quella poesia può fare scaturire dentro di lui. Vi leggerò dei branettini un po' presi a caso, ci fermeremo su alcune, non proprio a caso. Ci fermeremo su alcune parti significative e in particolare ci dedicheremo all'ultimo capitoletto del Cantico dei Cantici, celeberrimo, che viene spesso insomma, utilizzato anche nei matrimoni e che insomma, è interessante andare a vedere. Allora, il Cantico dei Cantici comincia con un titolo e il titolo è Cantico dei Cantici. In ebraico Shir HaShirim. Shir vuol dire canto. Shirim è il plurale di canto. La forma ebraica si potrebbe tradurre appunto come canto dei canti, oppure potremmo tradurlo come canzonissima. Cioè, di per sé, canto dei canti vuol dire il cantissimo, il più canto di tutti i canti. Shir HaShirim e poi c'è l'autore, Asher, che lì, che è a Shlomo, Shlomo è Salomone, Shir HaShirim Asher li Shlomo. E qua già capite che è una poesia, perché anche se uno non capisce, non capisse cosa vuol dire questo testo, Shir HaShirim Asher li Shlomo, sente il suono di questa sh che continua a tornare. È evidente che l'autore lo ha fatto apposta perché uno degli aspetti tipici della poesia è proprio la sua sonorità. La poesia è rilevante rispetto alla prosa, non tanto perché, o non solo perché ha dei versi, ma anche perché gioca molto più che la prosa sull'importanza del significante. In letteratura, ma anche in linguistica, si distingue fra il significante, cioè la parola così come è scritta e il significato, quello che vuole dire. La poesia ha molta attenzione per il significante, che diventa fondamentale, la prosa meno, dipende da prosatore a prosatore. Diciamo che il classico autore di bestseller non si preoccupa granché del significante, cioè non è che gli interessa come scrive le cose. Gli interessa trovare una storia interessante, affascinante, attrattiva e che vada avanti per qualche centinaio di pagine. Dopo, di solito, questi autori di libri un po' mordi e fuggi, non, magari sono bravissimi scrittori, ma non si preoccupano granché dell'aspetto della ricerca linguistica. Il poeta, poi ci sono dei prosatori invece in cui la ricerca linguistica ha una rilevanza fondamentale, se leggete Meneghello. Chiaro che è un autore nel quale la parola è fondamentale, cioè non è che scriverebbe quella frase in un modo o anche in un altro, tanto lo stesso. Ci sono autori che sui libri lavorano di lima. In poesia, invece, è inevitabile che sia così, perché
Cioè, il poeta sempre lavora sul termine. Cioè, per un poeta dire nuvola o dire nube non è la stessa cosa, perché nuvola sono tre sillabe e nube sono due, almeno. Nuvola ha una A in fondo e nube non ce l'ha, tutte e due hanno questo suono nu, questa B che sembra una V, si assomigliano molto, ma all'interno di una poesia non le potresti sostituire. Perché salterebbe il ritmo e salterebbe qualcosa. Anche l'ordine delle parole non è la stessa cosa, cioè che io metta all'inizio o dopo una parola prende un peso differente. Cioè, non è la stessa cosa dire in poesia la nube è nera o nera è la nube o la nuvola è nera o nera è la nube. Sono due poesie diverse, le impressioni emotive che abbiamo sono differenti. Se dico la nuvola è nera, l'impressione è un po' neutra. Mentre se dico nera è la nube, l'accento cade sul nero e quindi vedo, percepisco un ambiente piuttosto tenebroso. Anche qui il gioco che fa il nostro autore è un gioco prima di tutto linguistico, fonico. Però quello che gli interessa è anche evidenziare che questo è un canto superlativo, ma anche dirci chi è l'autore. Cosa interessante è che l'autore di questo cantico non è affatto Salomone, è stato scritto molto tempo dopo. Ma è normale nella Bibbia trovare molti libri attribuiti a Salomone, in questo caso esplicitamente. Canto, il Cantico dei Cantici, che è, dopo vi spiego meglio questo, che è di Salomone, l'ha scritto lui. Nello stesso blocco di testi, si chiamano Megillot, e le Megillot sono cinque testi che viaggiano insieme, pur essendo abbastanza diversi. Il libro di Ruth, il Cantico dei Cantici, il libro di Coelet, le Lamentazioni e Ester. All'interno di questo blocco di Megillot c'è un altro libro che è attribuito a Salomone, che è il libro di Coelet. All'inizio dice parole di Coelet, figlio di Davide, che fu re in Gerusalemme. Il figlio di Davide, re a Gerusalemme, è Salomone. Poi è vero che figlio di Davide si può intendere anche come uno dei discendenti, quindi potrebbe essere uno dei re successivi. Ma la tradizione attribuisce anche il libro di Coelet, di Ecclesiaste, a Salomone. Perché a Salomone? Per la sua saggezza. Salomone è il modello ideale della sapienza, è l'uomo sapiente. Quindi il libro di Coelet ci sta tranquillamente che sia di Salomone. Cantico dei Cantici, è vero che Salomone ha avuto un mucchio di donne, perché il suo ruolo di re lo portava ad avere un'infinità di regine e concubine. Però non è che Salomone sia passato alla storia come un grande amatore. Quindi il perché attribuire a lui quest'opera sembra un po' strano, a meno che non la leggiamo proprio come opera mistica, allegorica, quindi l'opera di un sapiente, di un saggio che conosce Dio, che è un teologo e che per parlarci di Dio e del rapporto di Dio con il suo popolo utilizza il linguaggio dell'amore, che pure bene conosce perché è un re. Questo testo viene attribuito a Salomone con l'espressione ebraica li shlomo. Li propriamente è un complemento di termine, cioè vuol dire a. Questa cosa indica che l'idea della creazione del testo è molto legata a una dimensione di rivelazione. Cioè, Salomone non è che si inventa il testo, questo testo gli viene dato. Gli viene rivelato, il processo artistico è questo, cioè l'artista, però, non è che crea delle cose che gli vengono in mente e le fa esattamente come vuole lui, semplicemente, complessamente, il suo ruolo è quello di fornire la competenza tecnica perché la cosa artistica possa emergere pienamente. Cioè, la cosa artistica viene da sé, tant'è vero che poi l'autore scompare, muore, e la cosa resta. Uno vede un quadro, non è che, sì, è vero che dice, è un Van Gogh,
in fin dei conti non è che ci interessa Van Gogh, ci interessa il quadro. Questo quadro resta anche se Van Gogh se n'è andato. Però il valore è diverso. Il Il valore valore è è diverso, e lo diverso. stesso avviene per questo cantico, naturalmente, no? Come avviene per, secondo me, anche per tutti i salmi, no? Tutti i salmi, 150 salmi di Davide. In realtà, secondo gli testi moderni, Davide ne ha scritto forse uno, ma gli altri 149 non c'è più nessuno che li attribuisce a Davide. Addirittura se c'è certi salmi scritti 500 anni dopo si capisce che quindi è una cosa un po' analoga, insomma, no? C'era Sì. questa, no? Anche perché no, insomma, se uno si rifà appunto a Leonardo è una cosa, se si rifà a Carlo Arduini è un'altra cosa invece, no? Assolutamente. Anche se il quadro è Oh, guarda che uguale. amico, proprio un Ecco, amico questa è la vero, cosa, questa è la, allora, un il amico modello, vero. antico dell'arte, ma ne abbiamo già parlato in altre occasioni, è la cosiddetta pseudepigrafia. Cioè agli antichi, ma fino a tutto il Medioevo e fino essenzialmente al Rinascimento, l'autore interessa poco, ma anche in età rinascimentale l'autore comincia ad emergere, perché molte volte trovate i quadri della bottega di... Perché? Perché alla fine i quadri erano commissionati dalle famiglie ricche che li commissionavano alla bottega. Cioè, se uno compra un abito di Armani, non è che si aspetta che Armani glielo cuce lui, ma la sua bottega produce l'abito secondo uno stile, una linea dei tessuti, una scelta di un certo tipo. Lo stesso accadeva nelle botteghe. Poi è chiaro che se i reali d'Inghilterra commissionano l'abito a, non mi ricordo più chi è, il preferito delle principesse, si aspettano che non glielo faccia l'ultimo garzone che è arrivato, ma che magari sia proprio lo stilista stesso che quantomeno. Nei testi antichi questa cosa è molto meno rilevante che in quelli recenti, perché è vero che se io dico che un quadro è un Van Gogh vale 5 miliardi e se dico che è un Arduini vale 5.000 euro o 500, ma Esagerato. non credo che... Tu le prendi Perché è grande, i benissimo. quadri si vendono a metro quadro, no? Quindi fa un quadro molto grande perché ci vede poco e quindi... Però il fatto è che sicuramente non è la stessa cosa. E qua ci sono due ragioni. Uno, dipende dal livello artistico. Cioè, è chiaro che Van Gogh è molto più bravo di me a dipingere. È vero che se io sviluppo sufficientemente la mia tecnica, posso anche fare ci sono gli imitatori, no? Quelli che fanno i falsi d'autore, ci sono dei falsi fatti così bene che per scoprire che sono diversi ci vuole o un grandissimo esperto che ha l'occhio, oppure un'analisi sui pigmenti, sull'età della tela e queste cose qui. Ma ovviamente la differenza tra un quadro di Van Gogh autentico e uno copiato non è solamente l'aspetto collezionistico. Dal punto di vista anche della storia dell'arte, quello che Van Gogh ci direbbe è, certo, qualcuno può rifare la mia opera, ma non la può fare. Quindi ciò che Van Gogh fa è creare, ovvero permettere a qualcosa, a una forma espressiva d'arte che esiste dentro di sé, dentro l'universo, non lo so, di emergere tramite una sua specifica qualità, che è quella di usare il pennello, il colore, la tavolozza, la tela in un certo modo. Dopodiché ci sono opere d'arte che sono facilmente imitabili, cioè il Burri che taglia la tela per il lungo, penso che lì può farlo anche un bambino delle elementari, è l'idea quello che produce il fenomeno. Però noi oggi siamo molto sensibili ad attribuire l'idea a un autore e quindi abbiamo inventato il copyright. Siamo tutti quanti gelosissimi delle nostre creazioni. Non solo perché sono legate a una dimensione economica e quindi perché magari se salvo il copyright, se quest'opera ha valore, incasso del denaro, ma anche per un fatto proprio personale, intimo, di vanità, diciamo, artistica. L'ho creato io e voglio che si sappia che l'ho creato io. Gli antichi non sono così sensibili a questa cosa, perché hanno un problema tecnico, che è il problema della riproducibilità dell'opera d'arte, tema che è stato sviluppato in tempi recenti, come anche proprio cambiamento del protocollo del modo di rapportarsi con l'arte, cioè è diverso per uno scrittore
scrivere un testo quando esiste la stampa e quando non esiste, perché le modalità di diffusione sono completamente diverse, i costi sono completamente diversi. Lo scrittore antico non raramente, e non solo nella Bibbia, attribuisce a un personaggio famoso la sua opera, proprio perché così ha più speranza che quest'opera venga diffusa, distribuita e conosciuta. È ovvio che per farlo deve avere una sufficiente capacità di convinzione e deve fare un'opera che abbia comunque un valore in sé, perché io posso anche imitare più o meno bene un Van Gogh, ma se lo imito malissimo non lo compra neanche uno che sa che è un'imitazione, perché non funziona, perché è un'altra cosa. Ora, questa attribuzione a Salomone è un'attribuzione che ci sta. Cioè, non è che attribuite a Salomone un testo che con Salomone non c'entra nulla. È un testo che può benissimo essere stato scritto da un re e che può benissimo essere stato scritto da un uomo molto sapiente, molto saggio. L'inizio del testo mantiene questa sonorità. Shir Hashirim Asher Lishlomo It Shakeni Minne Shikoppihu. Questa sh continua a tornare. E il testo si potrebbe tradurre così: che mi baci con i baci della sua bocca. It Shakeni Minne Shikoppihu. Il testo inizia subito con il bacio. Non sappiamo immediatamente chi dice questa cosa. Cioè, è la sposa che lo dice dello sposo o lo sposo che lo dice della sposa? Ma siamo in presenza di sposi o di promessi sposi o il contesto è differente? Leggiamo qualche riga giusto per orientarci. Cantico dei Cantici, che è di Salomone. Mi baci con i baci della sua bocca. Le tue tenerezze sono più dolci del vino. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. Profumo è il tuo nome. Per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze. Gioiremo e ci rallegreremo per te. Ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Ha ragione, ti amano. Bruna sono, ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i padiglioni di Salma. Non state a guardare che sono bruna, poiché mi ha abbronzato il sole. I figli di mia madre si sono sdegnati con me. Mi hanno messo a guardia delle vigne, la mia vigna, la mia, non l'ho custodita. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge, dove lo fai riposare il meriggio, perché io non sia come vagabonda dietro i greggi dei tuoi compagni. Se non lo sai, o bellissima tra le donne, segui l'orme del gregge e porta a pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori. Alla cavalla del cocchio del faraone io ti assomiglio, amica mia. Belle sono le tue guance fra i pendenti, il tuo collo fra i vezzi di perle. Faremo per te pendenti d'oro con grani d'argento. Già qui abbiamo un'infinità di temi che si intrecciano, perché vedete che tutto quello che ho detto finora si ritrova in questi primi 10 versi. Uno, non sappiamo bene chi dice le cose. Allora, mi baci con i baci della sua bocca, sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Allora, quello che un po' ci orienta qui è la bocca di lui. Pihu, hu è un possessivo maschile, quindi tradotto letteralmente sarebbe bacia me con baci della bocca di lui, quindi è la ragazza che dice questo. Però poi dice buoni sono i tuoi amori più del vino, e passa dalla terza persona alla seconda. Anche qua, dodeca, cioè i tuoi amori, è un maschile. E perché cambia e passa di qua e di là? Ma è perché si sono combinate due poesie diverse, due tradizioni diverse, o perché il nostro scrittore ha in mente un gioco linguistico molto particolare, di alternanza fra, non so, pensiero e azione. Quindi il pensiero, che mi baci con i baci della sua bocca, affermazione, i tuoi amori sono più buoni del vino. È un po' come se uno dicesse desidero essere baciata dalla bocca dell'amato e quindi gli dico i tuoi amori sono più buoni del vino. E i tuoi oli sono buoni, il tuo nome è ciò che le fanciulle amarono. C'è una specie di processo seduttivo finalizzato a cosa? Al bacio.
Su questa cosa del bacio, San Bernardo ci spende tre o quattro sermoni, sviluppando tutto il contesto di cos'è il bacio, eccetera, eccetera. Qui però è evidente, se noi leggiamo questo come testo d'amore, adesso lasciamo perdere tutta quanta la dimensione allegorica che viene utilizzata, se leggiamo questo testo come un testo d'amore, abbiamo come primo e principale desiderio il bacio. E subito dopo l'affermazione che i tuoi amori sono più buoni del vino. In realtà, il testo ebraico per amore utilizza la parola dodì. Dodì è una parolina che si usa ancora oggi nella lingua ebraica e araba e che indica una forma d'affetto, cioè non è proprio, non è la parola che indica l'amore, è un po' come quando, cioè dodì si usa anche per rivolgersi all'amata o all'amato, quando si dice cara, tesoro, amore, dodì, è la stessa cosa. E quindi quello che è più buono del vino è il tuo dodì, cioè la tua dolcezza, tenerezza. Perché è più buona del vino? Perché entra in scena il vino qui? Perché il vino è uno degli elementi tipici del linguaggio d'amore. Nel contesto amoroso c'è sempre il vino, come anche lo abbiamo trovato, se vi ricordate la nostra lezione su Rumi, nella relazione con l'esperienza mistica. L'esperienza mistica è un'ebbrezza migliore dell'ebbrezza che produce il vino. Nella tradizione ebraica, il vino è il simbolo della festa, non solo nella tradizione ebraica, ma nella tradizione ebraica il vino viene proprio considerato ciò che non può mancare in un banchetto. Pensate il racconto delle nozze di Cana, no? Cioè, venire meno del vino è il venire meno della festa, però è anche un prodotto pericoloso. Quindi il vino si associa bene all'idea dell'amore perché l'amore è una cosa bella, ma anche estremamente pericolosa. E quindi la capacità dell'amore sta in un retto equilibrio. Scriveva Guglielmo di Saint-Thierry che l'amore è uno spirito impetuoso e bene ordinato. Quindi l'amore che funziona è un amore che è spinto da una passione, quindi da qualcosa che scaturisce da dentro, ma che si conserva in un ordine. La mentalità antica più della nostra ritiene che sia buono tutto ciò che è equilibrato, che è ordinato. Tutta la cultura greca, tutta insomma, non tutta, perché poi la cultura greca ha anche dietro il mondo dei baccanali e queste cose qui. Ma molte scuole filosofiche greche, tipo gli stoici, sostengono che bisogna moderare le passioni perché se si lasciano andare a se stesse causano dei danni. È l'immagine platonica del carro tirato da due cavalli, no? Un impetuoso e uno invece tranquillo. Bisogna moderarli perché quello tranquillo il carro non va avanti o va avanti pian pianino, quello impetuoso lo porta nel fosso. Quindi i due vanno regolati con le redini, in modo tale che tutto possa procedere bene. La cultura ebraica, anche nella Bibbia, per esempio nel libro in particolare dei Proverbi, continua a mettere in guardia il giovane dal rischio che viene prodotto dalle passioni d'amore. In particolare nei Proverbi la grande minaccia è la donna straniera. E quindi continuamente l'autore del libro dei Proverbi, che è un educatore, quindi istruisce il figlio, gli dice: figlio mio, stai attento alle donne straniere, perché va avanti per molti versi a dirgli perché deve stare attento. Emerge un altro topos classico della letteratura didascalica educativa, che è la donna come pericolo. Cioè il fascino che è esercitato dalla donna è in realtà un grave pericolo. Bisogna starci attenti. Nel Cantico dei Cantici invece non c'è questa dimensione.
Cioè, non c'è la percezione dell'amore come di un pericolo, ma di una cosa che è addirittura meglio del vino. Bernardo, San Bernardo dirà, è meglio del vino perché il vino produce un'ebbrezza che non appaga. Cioè, alla fine uno si beve, ma dopo sta male. Bere fa male. Invece dice l'amore inteso come un dodì, quindi questa affettuosità, questo legame che è equilibrato, è molto meglio. Quindi l'amore di Dio per l'uomo, dell'uomo per Dio, è un amore più corretto che non quello passionale, che è rappresentato dal vino. Vabbè, gli odori, il nome stesso è affascinante, perché per il tuo nome le fanciulle ti amano. Nome qui si intende ovviamente anche fama, rinomanza, e qua c'è un aspetto psicologico interessante, cioè l'amore della donna non raramente, l'abbiamo visto anche la volta scorsa in Fromm, è più facilmente orientato all'uomo di successo, all'uomo che ha un nome. E quindi ecco che questa amata probabilmente dice al suo amato: le fanciulle ti amano per il tuo nome anche, per il tuo profumo, perché i tuoi dodì sono più dolci del vino. E a questo punto gli dice: attirami dietro di te, correremo. E fin qua tutto bene, però la frase successiva dice: il re mi fece entrare nelle sue camere. A questo punto entra in scena un re. Prima non ci avevano avvisati che stavano trattando di una questione regale, adesso sembrerebbe di sì, seguiamoli. Esulteremo e gioiremo per te, ricorderemo i tuoi amori più che il vino. Ritorna in scena questo dodì, questi dodeca, i tuoi amori, più del vino, ma con un verbo diverso. Prima era: i tuoi amori sono più buoni del vino. Adesso invece ricorderemo i tuoi amori. E se uno sentisse dire una cosa del genere, direbbe: beh, ricorderemo i tuoi amori vuol dire che gli amori sono finiti. Mi ricordo di questo amore che però probabilmente non c'è più, perché se c'è non ho bisogno di ricordarmelo. Il verbo usato qui è il verbo zakar. Zakar vuol dire, sì, memoria, ma noi lo traduciamo con memoriale. Cioè il fare memoria non è mi ricordo che una volta, il fare memoria è rivivere, celebrando il memoriale della morte, risurrezione, no? Questo celebrando il memoriale vuol dire rimettere in atto qualche cosa che è avvenuto e che avviene di nuovo. Il ricordare l'amore vuol dire ridare fiamma e vigore a questo amore, quindi lo zakar non è un ricordo di ciò che c'era e non c'è più, ma è un rivivere ciò che c'era e che c'è ancora, ma che deve essere riattivato. Se l'amore non viene continuamente nutrito, muore. Poi questa donna dice: io sono nera e bella, come le tende di Kedar e come i teli di Salma. Qui inizia una serie di cose tipiche del cantico e poi riprese da molti altri autori, in cui i complimenti si fanno riferendosi a luoghi, spesso luoghi geografici, e talvolta anche con degli effetti che a noi suonano un pochino strani, cioè il tuo collo è come la torre di Davide, collo imponente. Tenete conto che i gusti estetici dell'antichità sono un po' diversi dai nostri. Noi oggi se viviamo in un'epoca un po' di fisici filiformi. La cultura antica, ma anche rinascimentale, ma fino a non tanto tempo fa, invece apprezza i fisici piuttosto imponenti. Questa donna però dice una cosa: sono nera e bella, e poi aggiunge: non guardate che sono nera, perché è il sole che mi ha abbronzato. Altro aspetto estetico: a noi piace l'abbronzatura, agli antichi no. Per i greci, ma anche per i romani, ma anche per gli ebrei, la bellezza della pelle è se la pelle è bianca. Più è bianca, meglio è, perché è la pelle della persona nobile, di chi non sta all'aria aperta, non deve lavorare.
l'abbronzatura invece è tipica di chi lavora. Quando è che è cambiato un po' questo protocollo? Più o meno è cambiato per gli uomini nell'Ottocento inglese, dove sono cambiate molte cose dal punto di vista della moda, perché l'imprenditore agricolo inglese già dei primi dell'Ottocento ci racconta la storia della moda, la cosiddetta grande rinuncia. Se voi vedete un abito maschile del Settecento e un abito maschile dell'Ottocento, vedete due mondi completamente diversi. Nel Settecento con i pizzi, il frac, la giacca, tutta una cosa complicatissima ed estremamente inutilizzabile nella vita sociale, quindi nella vita pratica, è fatta solamente per la vita di apparenza sociale. L'abito dell'Ottocento, progressivamente a partire dall'Inghilterra, diventa un abito sobrio, perché l'uomo deve anche dare questa immagine di sé di un uomo attivo, quindi anche abbronzato. Le donne ci arriveranno dopo, perché quando l'abbronzatura diventerà sinonimo di vacanza. Posso permettermi di andare in vacanza, andare al mare, e quindi mi abbronzo. Qui invece questa nostra bella signora deve giustificarsi che è nera, dicendo, non guardatemi che non sono nera, ma è perché mi ha abbronzato il sole, e poi capiamo anche perché. Perché i figli di mia madre, i miei fratelli, si sono arrabbiati con me e mi hanno messo a custodire le vigne, quindi sono rimasta al sole. Ma perché si sono arrabbiati con me? Perché non ho custodito la mia vigna. Vi risparmio la metafora della vigna. E c'è un altro aspetto qui sul non guardate che sono nera. Nel mondo antico il razzismo esisteva tanto quanto oggi. Quindi la pelle nera era considerata spesso appartenenza a una razza inferiore. Per i greci tutti erano inferiori, tranne quelli che parlavano greco e che coltivavano l'olivo e la vite, ma anche nel mondo mesopotamico, egizio, italico, celtico, la pelle nera ha sempre tendenzialmente fatto problema, cioè è sempre stata considerata qualche cosa di inferiore. Non sempre, non in tutte le epoche storiche, perché poi nel mondo anche egizio ci sono state dinastie nubiane e quindi con la pelle nera. Però questa frase ci svela un aspetto interessante. E poi dice questa donna, dimmi tu che ami la mia anima, la mia nefesh. La nefesh è proprio la vita. E l'anima è intesa come vita, perché ne fece respiro. Tu che ami la mia vita, dimmi, dove pascoli? Dove fai riposare il tuo gregge il pomeriggio? Ma allora, prima avevamo una regina, un re, insomma, comunque un re è una che dice, sono stata introdotta nelle stanze del re. Poi questa tale invece dice, dove pascoli il tuo gregge? Quindi i re non è che vanno in giro a portare greggi. È vero che i re nella cultura antica sono spesso chiamati pastori di uomini, anche nell'Iliade, quando Nestore si rivolge ad Agamennone, gli dice tu sei un pastore di uomini, Mosè è un pastore di pecore, quindi può diventare, ha diciamo l'abilità di diventare un pastore di uomini. Ma qui è evidente che c'è in gioco qualcos'altro, è in gioco un altro modello tipico della letteratura d'amore, cioè il modello pastorale. E in effetti la prima opera, il primo romanzo della storia, secondo le ricostruzioni dei letterati che poi sono sempre discutibili, ma insomma diciamo che tradizionalmente il primo romanzo della storia è un romanzo d'amore che si intitola Daphne e Chloe ed è la storia di due pastorelli che però guarda caso poi si scopre che in realtà erano figli di principi. Le nostre fiabe continuano a pescare da lì questi modelli pochissimi antichi che poi continuano a riprodursi. Perché? Ma perché gli amori pastorali sono i più facili. Cioè, dov'è che in una società estremamente attenta alle regole comportamentali, dov'è che i ragazzi possono più facilmente incontrarsi? Nei pascoli. Vanno in camporella. E quindi i pastori e le pastorelle sono in qualche modo i più avvantaggiati per una storia d'amore, perché sono all'aperto, si imboscano su per le valli e questa gli dice dov'è che vai a pascolare, in modo che non perda tempo dietro ad altri pastori, perché magari vedo un gregge, vado lì e poi non sei tu. Raccontami dove sei, questo gli dice mi trovi presso le dimore dei pastori, vicino alle dimore.
L'altro luogo abituale di incontri amorosi è il pozzo. Nell'Antico Testamento troverete spessissimo queste scene da pozzo. Dove c'è un pozzo, di solito c'è una promessa di matrimonio o qualcosa del genere. Perché anche lì le ragazze andavano a fare acqua, i ragazzi lo sapevano e quindi ovviamente si incontravano, magari facevano in modo che all'orario giusto, mentre le ragazze andavano a prendere l'acqua per la casa, i pastorelli arrivavano col gregge e guarda caso. Ora comincia, adesso procediamo, la descrizione immaginifica dei due attraverso queste similitudini. Sei simile a, io ti assomiglio alla cavalla del cocchio del faraone. Ora, nella nostra cultura, dire a uno che è una cavalla non è il massimo del complimento, una cavallona un po' meno. Invece nel mondo antico no, perché il cavallo è comunque il simbolo di maestà, di bellezza, di magnificenza. È un po' come se adesso un ragazzo dicesse a una ragazza sei come una Ferrari. Questo direbbe, beh, insomma, è un bel complimento. Una cavalla no, perché per noi comunque abbiamo perso questo modello, ma il senso è lo stesso, quindi gli sta facendo un complimento. Poi vedrete che ci sono degli altri un po' peggio anche. Belle sono le tue guance fra i pendenti e il tuo collo fra i vezzi di perle. Faremo per te pendenti d'oro con grani d'argento, quindi anche questo qui si sta impegnando a farle un regalo. Mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo. Cos'è questo recinto? Probabilmente è il cerchio delle panche intorno al tavolo da mensa, cioè nel mondo romano, ma anche nel mondo mesopotamico, in parte, almeno diciamo nel mondo ellenistico, dove gli usi, i costumi, le tradizioni si diffondono e si mantengono abbastanza uguali, il vero banchetto è quello che si fa stando sdraiati. Quindi non usavano le tavole come le usiamo noi, non si stavano seduti a tavola con il piatto, le forchette, eccetera. La forchetta non esisteva peraltro fino al tardo medioevo, ma si mettevano su questi triclivi i romani, si chiamavano così perché stavano sdraiati appoggiati sul gomito sinistro e mangiavano con le mani. I servitori portavano il cibo già spezzettato e ci si serviva direttamente con le mani, quindi probabilmente il re è nel recinto, quindi in questa parte di lettini che circondano la tavola, e lei, che non ho ancora detto dov'è, spande il suo profumo, cioè in questa tavola si sente il profumo di lei. L'uso di mangiare sdraiati è poi andato perso, è rimasto, ve lo dico come curiosità, nella cena pasquale ebraica, nel Pesach, in cui si celebra attraverso questa cena l'uscita dall'Egitto e diciamo la rinascita del popolo. Si mette vicino al piatto del commensale un piccolo cuscinetto dove ci si appoggia col gomito in certi momenti per simboleggiare il mangiare sdraiati, anche se la Pasqua originale è stata mangiata in piedi, no? Con i fianchi cinti perché c'era fretta. Quello che viene detto in questo seder è: noi non siamo più in Egitto e quindi non stiamo in piedi con i fianchi cinti pronti a partire, siamo comunque andati oltre il Mar Rosso e quindi siamo diventati un popolo libero. Quindi mangiamo da persone libere. Non mangiamo più sdraiati perché è scomodo, ma simbolicamente appoggiamo il gomito su questo cuscinetto. Un sacchetto di mirra è per me il mio amato che riposa fra i miei seni. La mirra si metteva fra i seni come profumo, perché ovviamente tenete conto che insomma all'epoca non c'erano le docce, quindi non era facilissimo mantenere una fragranza durante il corso del giorno, soprattutto in ambienti così caldi, e quindi c'era questo uso di usare questi sacchetti profumati che si portavano addosso.
E questa dice: il mio amato è come il sacchetto di mirra. Un grappolo di cipro è il mio amato per me nelle vigne di Engaddi. Non so cosa avessero di bellissimo le vigne di Engaddi, ma comunque insomma è questo grappolo, è un grappolo di uva di cipro, quindi un'uva particolarmente preziosa, dentro delle vigne particolarmente belle. A questo punto torna in scena l'amato che dice: ecco, tu sei bella, amica mia, tu sei bella, i tuoi occhi sono colombe. Fin qua, insomma, metafora abbastanza spenta. Risposta: sei bello tu, mio amato, e piacevole anche. E anche il nostro letto è fecondo. Allora, qui abbiamo due pastori che si incontrano per sbaglio, un re e una regina che forse non sono ancora sposati, un letto che è già fecondo, quindi vedete che stanno entrando in scena tutti dei modelli strani. È un po' come se fosse una specie di collazione dei complimenti, dei desideri, delle attese, dei piaceri dell'amore, visti da tanti punti di vista. Cioè qui entrano in scena un po' tutte queste figure, pastori, pastorelle, re, regine, amati, amati, sposi, promessi sposi, e poi vedremo, se potessimo leggerlo tutto, cosa che non possiamo fare, vedremo che ci sono in scena anche amori contrastati, amori difficili, uno che bussa alla porta, lei che non apre, lei che dice perché non mi viene a trovare, che esce di notte e va a cercare l'amato di qua e di là, gli amori sono anche difficili. Le travi delle nostre case sono cedri e il nostro soffitto sono cipressi. Ora, le case di cedro e cipresso erano case regali, perché il cedro costava carissimo e non lo si produceva in Giudea, lo si produceva nel Libano. In Egitto si usava il cedro per fare i templi, lo mandavano via mare, cioè proprio lo buttavano in mare. Non lo portavano col treno, che non c'era, e neanche con le carrozze. Lo buttavano in mare e le correnti portavano questi cedri fino alle foci del Nilo. E in Egitto non c'erano piante ad alto fusto, e quindi queste servivano per fare anche le grandi barche regali per la navigazione sul Nilo e per fare i templi, le case, eccetera. Quindi qui siamo in presenza comunque di due amanti ricchi. Seguono questi complimenti, che adesso vediamo velocemente. Io sono, ve li leggo nella traduzione meno letterale, io sono un narciso di Sarno, un giglio delle valli, come un giglio fra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle, come un melo tra gli alberi del bosco, il mio diletto fra i giovani. Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo, e dolce è il frutto, è il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Non vi ho portato la traduzione di Ceronetti, che è piuttosto interessante, e, al di là poi della correttezza, diciamo, di traduzione del testo ebraico, che è un testo poetico, per cui evidentemente può essere letto in tanti modi. Però tutte queste affermazioni metaforiche sono evidentemente affermazioni erotiche, che non vengo a commentare. Sostenetemi con focacce d'uva passa, rinfrancatemi con mele, perché sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi, non destate dal sonno l'amata finché essa non lo voglia. A questo punto l'amata sta dormendo. Lui dice: non svegliatela. Invece no, perché l'amata riprende parole e dice: una voce, il mio diletto, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Il mio diletto somiglia a un capriolo, a un cerbiatto. Sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Questo è un altro aspetto dell'amore, dell'amato che cerca, in modo un po' truffaldino, di entrare nel recinto chiuso, nel gineceo, dove sta la sua amata. Anche qua, altra impresa titanica dei tempi eroici, bisognava riuscire ad avere accesso a sta donna, perché oggi è abbastanza facile. Allora no, perché comunque le donne, già prima questo qui ha detto, i miei fratelli mi hanno punito mettendomi a guardia delle vigne perché non ho conservato la mia vigna. E il gioco di andare a trovare questa donna, farla uscire di casa, era piuttosto impegnativo, fino a non tantissimo tempo fa, a dire la verità, perché insomma in certi paesi
certe regioni d'Italia il controllo sulla donna era piuttosto feroce, e anche adesso in certi posti, cioè, ora parla il mio diletto e mi dice: alzati amica mia, mia bella, e vieni, perché l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiato. Mostrami il tuo viso è legato al fatto che questa probabilmente è dentro il suo gineceo, ma anche che si viaggiava velati, velate. E quindi questa donna velata è invitata a mostrare il suo viso, che era evidentemente un gesto amoroso, perché non si mostrava il viso se non al marito. Il mio diletto è per me e io per lui. Egli pascola il gregge fra i figli, dice qui la traduzione, i gigli, non sono i figli, ha sbagliato a scrivere sta roba. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, o mio diletto, somigliante alla gazzella o al cerbiatto, sopra i monti degli aromi. Non faccio commenti. A questo punto, nel capitolo 3, c'è questa vicenda che vi dicevo di ricerca reciproca. Sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amato del mio cuore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Quindi questo amato è scomparso. Cosa abbastanza comune. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amato del mio cuore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda. Avete visto l'amato del mio cuore? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amato del mio cuore. Lo strinsi fortemente e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice. A questo punto l'altro dice: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate dal sonno l'amata finché essa non lo voglia. Cioè, ridice la cosa di prima, ma questa amata nel frattempo si è fatto un giro intorno alle mura. Cos'è, un sogno? E lei che si è sognata che il letto è vuoto e quindi si alza, gira, non lo sapremo mai, perché è linguaggio poetico, è linguaggio evocativo. Cos'è che sale dal deserto, altra immagine che nasce attaccata lì, eh? Cos'è che sale dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso e di ogni polvere aromatica? Ecco la lettiga di Salomone. 60 prodi le stanno intorno, tra i più valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada e sono esperti nella guerra. Ognuno porta la spada al fianco contro i pericoli della notte. Il re Salomone si è fatto un baldacchino con il legno del Libano. Le sue colonne le ha fatte d'argento e d'oro la sua spalliera, il seggio di porpora, il centro è un ricamo d'amore delle fanciulle di Gerusalemme. Uscite, figli di Sion, guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Descrizione di questa lettiga del re Salomone che sta avvicinandosi, sollevando la polvere, ma anche piena di profumi. Stacca di nuovo e riparte con una serie di complimenti che leggiamo perché alcuni sono piuttosto carini. Come sei bella, amica mia, come sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo. Già detto. Le tue chiome sono un gregge di capre che scendono dalle pendici del Galaad. Oggi poco spendibile come complimento. All'epoca invece, insomma, le capre erano un patrimonio. I tuoi denti come un gregge di pecore tosate che risalgono dal bagno. Tutte procedono appaiate e nessuna è senza compagna. Quindi già, insomma, si loda il fatto che i denti ci sono tutti. Come un nastro di porpora le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia. Come spicchio di melagrana la tua gota attraverso il tuo velo. Quindi si intuisce sotto il velo un po', che evidentemente era molto sottile, il colore melograno degli zigomi. Come la torre di Davide il tuo collo, costruita a forma di fortezza. 1000 scudi vi sono appesi, tutte armature di prodi. Quindi questa immagine degli scudi appesi alla fortezza è legata probabilmente a una collana che questa ragazza porta.
I tuoi seni sono come due cerbiatti gemelli di una gazzella che pascolano fra i gigli. Questa immagine è un po' strana perché non so immaginarla. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso, metafora che non voglio commentare. Tutta bella tu sei, amica mia, in nessuna macchia. Vieni con me dal Libano, o sposa. Osserva dalla cima dell'Amanà e dalla cima del Senire e dell'Ermon, dalle tane dei leoni e dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo sguardo e una sola perla della tua collana. Questa è la dichiarazione d'amore che il re fa a questa regina che sta arrivando. Forse potrebbe essere un canto d'amore composto da qualcuno degli artisti di corte per salutare l'arrivo di questa regina. Insomma, Salomone, comunque un re o un potente o qualcuno dell'epoca, faceva questi matrimoni ovviamente dinastici, quindi combinati, ma dove non sempre non c'era una dimensione comunque di attrazione. Comunque era buona cortesia dire questa, ma supponiamo che fosse la figlia, che ne so, di un re o di un principe siriano che arriva in sposa a Salomone, e questo fa comporre un branetto in modo che quando arriva l'araldo gli dice: il re Salomone ti manda a dire queste cose, e questa dice: beh, vabbè, speriamo in bene. Quanto sono soavi le tue carezze, sorella mia, sposa, quanto più deliziose del vino. L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. Le tue labbra stillano miele, c'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Beh, qui c'è da commentare un mucchio, ma andiamo avanti. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata. I tuoi germogli sono un giardino di melagrane con i frutti più squisiti, alberi di cipro con nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie d'alberi da incenso, mirra e aloe con tutti i migliori aromi. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano. Qui entra in scena un'altra immagine che sarà tipica della letteratura d'amore, cioè il giardino d'amore. Qui il giardino d'amore è l'amata stessa, immaginata come un giardino. Nella letteratura, soprattutto tardo medievale, rinascimentale, il luogo dove si celebra l'amore è il giardino. Beh, se pensate al Decamerone di Boccaccio, il racconto di questa storia viene detto un giardino. E questi giardini hanno delle caratteristiche, ci sono degli alberi, ci sono gli uccelli, c'è un po' di vento, e sono chiusi. Sono chiusi perché consentono l'intimità dell'amore, quindi il discorso d'amore si fa meglio all'interno di un recinto chiuso. Vi devo saltare purtroppo un bel po' di versi dove ci sono altre magnificenze di questo splendido testo, e passiamo all'ultimo capitolo. E poi vi divertirete ad andare a vedere anche altre di queste metafore per noi un po' curiose, talvolta anche ripetitive. L'ottavo e ultimo capitolo dice questo: se tu fossi un mio fratello allattato al seno di mia madre, trovandoti fuori ti potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi. Qui siamo in presenza evidentemente non di un amore regale, quindi combinato e legittimo, ma di un amore nascosto, dove l'amata dice: se tu fossi mio fratello io potrei baciarti tranquillamente, nessuno avrebbe niente da ridire. E quindi qui viene espressa la nostalgia, la difficoltà di avere un rapporto d'amore con una persona con la quale non si dovrebbe. Altro tema tipico della letteratura d'amore, perché abbiamo visto che la letteratura d'amore spesso ha a che fare con queste dimensioni adulterine e trasgressive. Qui probabilmente non è in gioco tanto un adulterio, quanto il fatto che i due sono giovani amanti le cui famiglie potrebbero non essere d'accordo. Se tu fossi mio fratello, ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre, e mi insegneresti l'arte dell'amore. Ora, come il fratello possa insegnare l'arte dell'amore a sua sorella non si sa, però è sempre questa metafora. Quindi esce da quello e dice: ti potrei baciare per strada.
ma se fosse per me in realtà non è che mi accontenterei di baciarti per strada come un fratello, ti porterei anche dentro casa e tu mi insegneresti l'arte dell'amore. Ti farei bere vino aromatico e succo del mio melograno. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Tornano, vedete, questi ritornelli. Perché? Perché questi testi erano sicuramente cantati. Infatti è un Shir HaShirim. Ed essendo cantati, nel canto spesso il ritornello ritorna. Qui lo troviamo sparso proprio per questo problema di combinazioni di tradizioni diverse, di carmi differenti che si sormontano. Ma quando torna il ritornello probabilmente potremo un pochino ricostruire lo sviluppo di quel certo pezzettino del poema, quindi una poesia a sé. E torna anche l'altra frase: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate e non scuotete dal sonno l'amata finché non lo voglia. A questo punto c'è un altro viaggio. Prima abbiamo visto la lettiga di Salomone, no? Questa corona di fumo che arriva dal deserto, e qua c'è un'altra domanda: chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto? Quindi qui c'è una coppia che si muove. La risposta non c'è, perché chi è non viene risposto. La risposta è questa: sotto il melo ti ho svegliata, là dove ti concepì tua madre e dove la tua genitrice ti partorì. Quindi anche qui abbiamo due poesie che probabilmente si affiancano, non saprei dirvi perché non ho guardato bene il testo ebraico, se per motivi magari solamente di sonorità, di suono, di attrazione, o se per un montaggio un po' fantasioso del nostro redattore. Vediamo la parte nota. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Notate che qua entra in scena questo Signore, cioè qui c'è comunque citato Dio, che però non c'entra niente esplicitamente con questo testo, perché non si parla mai esplicitamente di Dio. Dire che è una fiamma del Signore è proprio dire è una fiamma immortale, ma non c'è una preghiera, un'invocazione, non c'è mai nel Cantico dei Cantici un intervento divino che in qualche modo supporti, giustifichi o sdogani o legalizzi questo tipo di amore. Allora abbiamo più immagini. La prima è l'immagine del sigillo. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Cos'è il sigillo? È quello che noi usiamo per... per timbrare, ma si usa ancora, non so se è vero, ma... L'ultima volta che ho fatto un esame di Stato, ancora c'era la legge regio decreto che prevedeva che dovevi avvolgere in carta da pacchi tutti i compiti, legarli con lo spago e poi mettere il sigillo di ceralacca, che è la cosa più divertente di un esame di Stato, cioè alla fine dell'esame uno non vede l'ora di mettere il sigillo perché fai questa cosa, un disastro, poi fai cera dappertutto perché ci manca la pratica del bravo omino postale di un tempo. Ma evidentemente qui non fa riferimento a quest'idea del sigillo, cioè non è che gli dice mettimi come sigillo sul tuo cuore, cioè impiantami, mettimi la ceralacca rovente e poi fammi un sigillo. I sigilli, talvolta, come simbolo, venivano spezzati. Cioè si perdeva un sigillo, lo si spezzava in due e si davano una metà ciascuno ai due contraenti. Quando i due si incontravano, mettevano insieme i due sigilli e si ricordavano della loro alleanza. Questo avveniva a livello, diciamo, diplomatico, e qui viene ripreso il modello nell'amore. Cioè, mettimi come sigillo sul tuo cuore, vuol dire, questo sigillo spezzato in due, tienilo con te o come collana o come braccialetto. Esiste ancora, ci sono i cuoricini divisi a metà, no? Che vengono, i due si scambiano e che poi messi vicini, se nel frattempo non è successo qualcosa, ricostruiscono il cuoricino intero. Questo è il sigillo. Notate, ve lo dico fra parentesi, giusto per fare il biblista, che quando Abramo stipula l'alleanza con Dio, che cosa fa? Taglia a metà gli animali. Quindi anche qua c'è un po' questa idea del dividere, no? Lì l'idea era... tagliamo a metà gli animali,
e ci passiamo in mezzo per indicare che se trasgredirò l'alleanza mi succederà come di questi animali. Però anche lì c'è un po' questa idea che una cosa tagliata a metà deve essere riunita, e deve essere riunita dal fatto che i due contraenti ci passano in mezzo e quindi legano queste due metà che poi mangeranno insieme come segno di alleanza. Da questo sigillo deriva anche la parola simbolo, simballo vuol dire mettere insieme, e il simbolo originariamente era proprio questa cosa, cioè le due metà di un sigillo, di un oggetto spezzato in due, che venivano messi insieme. Il contrario di simbolo è diavolo, cioè il diavolo è colui che separa, è il separatore, che diavallo vuol dire divido, chiuso la parentesi. Altro tema, forte come la morte è l'amore. Allora, dove c'è amore c'è morte. Tutta la letteratura, l'abbiamo visto, tutta la letteratura mette insieme l'amore e la morte, perché la potenza dell'amore è tale che attira la morte, o anche assomiglia alla morte. Tutta la frase dice: forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Forte come la morte, peraltro, è il titolo di un bellissimo libro di Guy de Maupassant, che vi consiglio di leggere, e che tratta proprio il tema dell'amore accostato alla morte, amore e morte. Perché dice che l'amore è forte come la morte? Perché, qui ci sono varie interpretazioni, però come dico qualcuna, la morte non ha mai fame di se stessa, continua a mietere, e l'amore non si sazia mai di sé. Quindi come la morte continua a trovare persone da associarsi, così anche l'amore continua a nutrirsi di sé. Quindi è forte come la morte. Noi lo interpretiamo dicendo che l'amore vince sulla morte. Ma qui il testo dice, non dice che è più forte, dice è forte come la morte. E probabilmente lo fa proprio come metafora associativa, cioè associo all'idea della morte l'idea dell'amore. Le due cose vanno di pari passo. Vanno così di pari passo che l'amore produce lutti. E abbiamo visto nella storia della letteratura che l'amore è una delle principali cause di morte. Adesso non si muore quasi più di crepacuore, ma se non si muore ci si va vicino. Quindi comunque l'amore porta a queste soglie della morte. Perché? Perché, e lo dice dopo, la passione è tenace come gli inferi. Anche gli inferi sono il luogo che assorbe tutti questi morti e sono tenaci, non mollano, continuano a riempirsi. E così anche la passione nutre se stessa e continua a riempirsi di sé. Una fiamma del Signore, questo. Una fiamma del Signore vuol dire una fiammona, insomma, quindi una fiamma che non si può dominare. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. E quindi non c'è acqua che possa smorzare le passioni travolgenti dell'amore. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Questa è una forma molto moderna di amore, cioè potremmo chiamarlo un amore romantico, tant'è vero che queste frasi qui vengono usate comunemente nei matrimoni, ma anche nei bigliettini d'amore. Però se ci fate caso, esprime un modello che non è biblico, non è tradizionale, cioè non ha a che fare con l'equilibrio, ha a che fare proprio con una perdita di sé, cioè la passione amorosa comporta la perdita di sé. Chi si innamora, ci dicono anche i greci, è perduto. Tant'è vero che dicono il dio più pericoloso e più crudele è Eros. Bisogna stare distanti, quindi va bene una moderata passione, ma deve essere moderata, perché se non è moderata uccide. Fromm ci direbbe che noi non siamo stati educati a capire questa cosa.
perché in effetti il nostro modello culturale, il nostro tempo dell'amore è il modello passionale. Se noi diciamo l'amore è passione, se non c'è la passione non c'è l'amore. Ma dall'altra parte diciamo, possiamo lasciare l'amore in balia della passione? O è troppo pericoloso? E quindi passiamo il tempo a moderare gli slanci della passione, quindi con i figli, lo dicevo la volta scorsa, alla fine cosa dice la mamma, il papà? Non sta a pensare a queste robe, devi studiare, devi lavorare, dopo ci penserai. Ma perché? Perché in quel momento questi genitori non stanno vivendo quella cosa lì. Ma quando la vivevano loro, di studiare, di andare a... non è che gli interessasse granché. Avete visto il film Indovina chi viene a cena? Indovina chi viene a cena è proprio la descrizione molto bella, molto efficace di cosa succede quando ci si dimentica cos'è la passione. E in effetti alla fine del film, quando questi due, insomma, la storia la sapete, immagino, questi due ragazzi si vogliono sposare, lei bianca, lui nero, il padre, Spencer Tracy, è un giornalista d'avanguardia, quindi uno che si è sempre battuto contro il razzismo, eccetera, eccetera, però resta sconcertato da questa scelta della figlia, perché dice avrete un mucchio di guai, non è convinto, poi peraltro Sidney Poitier, che è il protagonista maschile, quindi bello, è anche un medico, un uomo, quindi, cioè la storia potrebbe benissimo funzionare, la famiglia è d'accordo, la mamma di lei, Catherine Hepburn, dice sì, è giusto che sia così, arrivano intanto per altri motivi i genitori di lui, lui ex postino e la mamma una persona normale, e anche questi dicono siete matti, e dicono anche a Spencer Tracy se lei consente questo matrimonio è matto. Alla fine, insomma, di tutta questa storia, il padre parla con la madre del ragazzo di colore e questa, che invece è favorevole al matrimonio come l'altra madre, gli dice voi uomini siete tutti uguali, vi dimenticate cos'è la passione d'amore. Guardate il film. Comunque mi sembra che questo splendido canto d'amore sia una cosa, è difficile non essere d'accordo, che qui è il canto dell'amore erotico, qui di mistico non c'è assolutamente niente, che poi vengano qui San Bernardo e tutti i santi della Chiesa a raccontarmi che questo è un'immagine dell'amore di Dio e della Chiesa per l'uomo o di Dio per la Chiesa, eccetera. Queste sono interpretazioni molto libere, ma all'interno di questo testo non c'è assolutamente questo, niente di questo. Cioè qui c'è l'esaltazione fatta da un libro che non per caso non è di ebrei, mi sembra che non lo mettono nei libri ispirati questo testo, questo. Noi sì, i cattolici sì, gli ebrei non mi sembra che sia, ma al di là di questo è evidente che, e quindi è ora che venga riscoperto anche attraverso questo testo, che sia sacro o non sacro, quella che è la bellezza dell'amore erotico. È ora che anche la Chiesa faccia mea culpa, no? E già questo Papa l'ha in parte fatto quando ha detto che la sessualità è un dono di Dio. Si tratta solo di prendere atto che per fortuna, no? E anche quando parliamo di amore, no? L'amore di Dio, è chiaro che Dio è per definizione l'indicibile, no? Dio non possiamo, tutti quelli che hanno parlato di Dio, no? La stragrande maggioranza, il 99,9% dei teologi e dei mistici che hanno parlato di Dio, no, hanno solo balbettato. Perché la definizione che poi ha dato anche il nostro Papa, non l'ultimo, ma Dio è amore, non enciclica, no? Perché in realtà non riusciamo ad approfondire che cosa sia l'amore per Dio,
ammettiamo, diciamo qualcosa, no? E quindi noi naturalmente lo traduciamo come persone finite, come siamo tutti noi uomini, e mi sembra che questo testo ce lo dimostra, l'amore erotico è una delle forme in cui possiamo pensare alla grandezza, alla grandiosità dell'amore, alla potenza dell'amore di Dio, all'esclusività dell'amore di Dio. Possiamo, solo che ora che tessiamo, che venga tessuto un inno all'amore, compreso l'amore erotico, che è l'amore degli sposi. Forse i teologi lo possono capire, ma noi come facciamo a capire una cosa così? Non siamo stati educati, che poi non sappiamo neanche più, non andiamo più neanche dentro. Ma non possiamo neanche farlo, la nostra educazione non ce lo permette, sono i teologi che lo studiano, che lo sanno, che lo capiscono, ma noi no. Appunto perché non siamo educati, lo stiamo spiegando ai teologi, noi sposi lo spieghiamo ai teologi, e infatti stanno prendendo atto, no? Dopo certi discorsi che hanno fatto gli sposi in convegni in cui c'erano cardinali, vescovi, teologi e coppie di sposi, e gli hanno fatto questi discorsi, hanno cambiato parere, non gli sposi. Hai capito? Quindi è compito nostro questo, spiegarglielo, perché altrimenti è come se, se vengono qua dei mistici a spiegarmi cos'è l'amore mistico, io faccio fatica a capirlo. Forse qualcuno ci riuscirà, io no. È così. Questa forma d'amore adesso naturalmente non è codificata, adesso lui mi potrebbe mettermi tranquillamente nell'elenco degli adetici e io ci sto bene dentro gli adetici fino a rogo escluso il rogo, ecco. Allora siamo in buona compagnia. Ad ogni modo insisto, è compito nostro, di noi sposi, spiegare queste cose, ma infatti le stanno capendo, stiamo arrivando. Il giorno che un papa dicesse che la sessualità è un dono di Dio, papale, così, con queste parole. Adesso te lo dico, non io, ha detto lui. Andatevi a prendere con Papa Giovanni, che con un papa... Ratzinger. Francesco, la sessualità è un dono di Dio, ha detto Francesco. Sì. Lui è anche. E ho finito. Beh, ma in realtà questo tema non è così recente, cioè anche papi precedenti sono espressi così. Dopo dubito che i teologi non lo sappiano, fanno finta di non saperlo, perché purtroppo uno dei grossi problemi che ha la teologia cattolica non è il rogo, perché per fortuna non c'è più, ma è la perdita della cattedra, e quindi io ho spesso l'impressione, che è quasi una certezza, che molti teologi non chiudono il discorso, cioè arrivano fino a un certo punto e quindi indagano, dopo potrebbero andare oltre, ma non ci vanno, perché ovviamente bisogna difendere anche un ruolo che c'è all'interno, una professione, insomma. E il testo del Cantico dei Cantici è uno dei testi biblici dei 24 libri ebraici, lo è sempre stato, per cui tenete conto però che nel mondo antico, anche quello ebraico, il tema della sessualità non è come per noi cattolici un tabù, era un tema ordinario. Il problema del tabù nel mondo ebraico era il rapporto con le donne straniere, cioè quello è il problema, essenzialmente, perché poi spesso queste donne straniere erano quelle che praticavano la cosiddetta prostituzione sacra. Ma non era neanche quello il problema della prostituzione sacra, era il mescolamento di genere, quindi dietro c'erano delle dinamiche in qualche modo razzistiche ma anche dinastiche. Siamo noi che abbiamo, noi insomma, i nostri predecessori hanno elaborato questo modello di negazione della carne, cioè distinguendo ciò che è carne da ciò che è spirito. In realtà spirito e carne vanno di pari passo, cioè non esiste, ma questo anche, cioè, che i mistici medievali non sono così
fuori del mondo, anche perché molte volte non erano solo mistici, erano anche uomini di mondo, e quindi spesso venivano, anche molti monaci venivano da una vita precedente di famiglia, di coppia, di matrimonio. L'idea che si è sviluppata di sospetto nei confronti della carne deriva proprio dal mondo greco. Cioè già i greci avevano in mente questa idea che il corpo è la prigione dell'anima e che se voglio liberare l'anima devo in qualche modo limitare e soffocare le pulsioni del corpo. Ed è da lì che la Chiesa prende questo sospetto nei confronti del mondo della carne. Forse D'Agostino, per quanto ci riguarda. Ma Agostino arriva che già i giochi sono fatti, quindi in qualche modo già lì si stava sviluppando. Il celibato dei preti in realtà avverrà tardi, cioè i preti dovranno cominciare a non sposarsi più solo dopo il Concilio Lateranense II, quindi siamo inizi del XII secolo. Prima era normale che i preti fossero sposati, anche se era preferibile che non lo fossero, cioè il monaco prete era molto meglio del prete sposato. Ma la ragione per cui viene introdotto il celibato dei preti non è tanto morale, è un po' teologica, perché comunque si ritiene che la verginità sia preferibile, ma è soprattutto dinastica. Cioè, se il prete si sposa e ha dei figli, i figli vogliono ereditare la parrocchia. Sì. Se non ha dei figli, o li ha, perché poi li avevano lo stesso, ma sono illegittimi, non ereditano. E quindi dietro c'è questo mondo. Oggi il tema del celibato dei preti, secondo me, visto che ormai siamo ai limiti del rogo, ha a che fare con una sfera di potere, non di valore. Cioè, oggi, a parte certe frange terrificanti della Chiesa Cattolica, ma tendenzialmente non c'è nessun prete che dica agli sposi, vabbè, vi sposate perché una volta si diceva che era il remedio concupiscenzie, cioè purtroppo la natura chiama e quindi cerchiamo almeno di dargli una regola, che è il matrimonio, quindi all'interno del matrimonio fino a un certo punto si può, ma fino a un certo punto. Adesso non è più così, cioè il matrimonio è comunque riconosciuto come un luogo dove la persona esprime il suo carisma, il suo ministero, eccetera, eccetera. Certo, mollare alle coppie le parrocchie o consentire al prete di sposarsi o comunque di non fare i voti, di impegnarsi a restare celibe, comporterebbe una rivoluzione copernicana nella struttura organizzativa della Chiesa. È un problema ecclesiologico, non teologico, e neanche storico, perché storicamente parlando San Pietro era sposato e gli altri anche. Questi i protestanti, allora i protestanti non hanno il problema dei preti sposati perché non hanno i preti, e gli anglicani sono un mondo un po' misto, però calvinisti, che pure non hanno i preti, dal punto di vista della morale sessuale sono sempre stati un tempo molto più rigorosi dei cattolici, che è difficile, però ci riuscivano, per cui anche lì ci sono dietro tutta una serie di questioni complesse. Il fatto è che la sfera sessuale è una sfera è la sfera, diciamo, in qualche modo più naturale e contemporaneamente più simbolicizzata, cioè è il luogo nel quale, anche a livello inconscio, si esprimono e si vivono i vissuti, cioè la percezione della funzionalità, cioè questi qua del Cantico dei Cantici, è evidente che si amano, perché hanno questa attrazione sessuale fortissima. Certo, che cos'è l'amore? È attrazione sessuale, basta? Noi cominciamo a dire sì, ma ci vuole anche dell'altro. Ma è vero o non è vero? Cioè, dov'è che gioca questa cosa? Nell'innamoramento. Quanto è importante questa dimensione? È un fatto individuale, quindi che è legato alla cultura, all'educazione, al carattere, è un fatto legato al mondo in cui si vive, è tutto estremamente complesso. Quando si va a toccare la sfera sessuale, si va comunque a toccare una sfera estremamente pericolosa e scivolosa, perché noi anche a livello proprio di, visto che parliamo di letteratura, di arte, a livello artistico, letterario, siamo tutti affascinati dalle storie d'amore. Perché tutti vediamo i film vediamo i film e diciamo che bella questa storia d'amore, ma poi andiamo ad analizzare la storia d'amore e prendiamole e mettiamole nella vita reale. Nella vita reale le storie d'amore molte volte causano problemi, perché
o questo amore è moderato, e quindi uno si rende conto che bisogna regolare queste passioni, temperarle con una dimensione sociale, relazionale, eccetera, oppure questo scatena l'inferno. Romeo e Giulietta sarà anche una bella storia d'amore, ma tanto muoiono tutti e due nel giro di pochi giorni, perché non è che vanno avanti per anni, 3 giorni forse, e sono già morti tutti e due. È morto intorno a loro un mucchio di gente nel frattempo. È vero che alla fine sì, le famiglie in qualche modo forse si riconcilieranno a causa di queste morti, ma intanto l'amore ha portato a quella cosa lì. Werther si suicida, Madame Bovary anche, cioè lasciare andare l'amore, questa passione divorante, è vero che è vicino agli inferi, Anna Karenina. Alla fine l'amore, se non è moderato da qualcos'altro, trascina alla morte, che può essere non la morte fisica, ma comunque la morte esistenziale del cuore, drammi, tragedie, problemi. E quindi il Cantico dei Cantici canta questo amore erotico e passionale, va letto nel contesto, cioè va letto nel contesto dell'amore passionale finché c'è. Dopo c'è dell'altro. Quindi anche qui, se c'è, e se non c'è, secondo me non è tanto vero che questo amore è forte come la morte e continua a divorare, perché intanto se non gli metti i legnetti non continua a bruciare, e poi comunque o subentra qualcos'altro, oppure succede quello che accade a molti, di saltare di passione in passione. Quindi siccome quello che mi interessa alla fine è la passione e non l'amore, allora non amerò mai e resterò sempre passionale, perché il rischio, che qui viene evidenziato poco ma che è evidente, lo diceva Fromm, è quello che io in realtà non sto preoccupandomi di amare, ma mi sto preoccupando di gestire o di vivere o esplicitare in qualche modo le mie passioni. Quindi se è una passione mia individuale interiore, non è amore. L'amore ha sempre a che fare con l'altro o l'altra. Se non ha a che fare con l'altro o l'altra, è un'altra cosa. E quindi ecco perché c'era, cioè, il sospetto sul sesso, in qualche modo deve permanere, perché il sesso scisso dall'amore è un'altra cosa. Non ha vita. È un'altra cosa, nel senso che può essere... più fuggevole, insomma, può essere più fuggevole. Sì. Lasciamo a ciascuno... meditare su queste cose. Bene, grazie di questi incontri. Grazie a te.